Volevamo vincere per riscattare la falsa partenza, ma la settimana è stata tranquilla comunque. Abbiamo lavorato tanto quanto, se non di più, come la settimana che abbiamo incontrato la Zaghena. Logico che quando si fanno dei risultati positivi, inevitabilmente si lavora più sereni, più convinti delle proprie capacità. Però io nelle capacità della squadra non ho mai avuto dubbi, quindi ero sereno perché il lavoro deve pagare comunque. Ma l'importante ora che abbiamo tutti gli elementi a disposizione. Poi ripeto, ci sono giocatori che anche magari se non partono dall'inizio meritano di giocare, però io devo fare delle scelte e domani metterò in campo quella che per me sarà la formazione migliore per affrontare la Pistoiese. Ma diciamo che hanno un ottimo allenatore che fa giocare bene le squadre, quindi sicuramente è quello di non perdere mai le distanze tra i reparti e di collaborare il più possibile. E questo deve essere un punto di partenza, poi è sfruttare le nostre caratteristiche che sappiamo quali sono e magari sfruttando anche qualche punto debole della Pistoiese. Ma sai, ci sono ragazzi che vengono dalla stagione scorsa e è un po' che non assaporavano la vittoria, quindi è una cosa che si portavano dentro, si è vista dall'esultanza. Io ho esultato insieme a loro perché di carattere sono così, vivo la partita in prima persona, dalla panchina, non riesco a stare seduto, anzi, beati gli allenatori che riescono a stare seduti con la tranquillità, ma non perché non sono tranquillo, perché vivo la partita così. Tutte le partite, anche le amichevoli, quindi è un mio modo di essere e di dimostrare che sono là a fianco alla squadra. Penso che sia la cosa migliore, perché magari se posso dare un aiuto anche col linguaggio del corpo lo do volentieri.